Ecco, siamo qui a casa di Matteo a commentare un suo bellissimo intervento che ha fatto con il cuore. Hai fatto Alessandro? No. Sta commentando Alessandro. Una volta che ha commentato Alessandro, vediamo il nostro intervento. Mi fatto grippare. Tranquillo. Siamo tranquilli, sì. Comunque, ragazzi, siamo colpiti perché Matteo ha fatto un bellissimo intervento, veramente. Abbiamo differenze di altri, sono falsi. No! Alessandro impazzisce perché il suo commento è stato cancellato. Tranquillo, lo rifacciamo. Ecco, vediamo l'intervento. Bellissimo l'intervento. Vedete che è proprio originale. È unico e originale questo intervento. Alessandro, siamo il falso più accanito. Matteo, sei bellissimo. Guardiamo questo video, andrà in rete questo video, tutti sapranno della sensibilità di Matteo. Perché il fratello qui è colpito, stava piangendo prima. Cosa scriveva? Abbiamo aspettato 3 ore. Tre ore. E 22 secondi. L'abbiamo guardato perché saranno... Fondamentali. Un video che sarà nella storia. Non come altre persone che fanno copia e incolla da altri vlog. Infatti, sono delle persone proprio sono da odiare. Alessandro sta scrivendo, ecco, vediamo, si impegna. L'amore colpisce anche da lontano. Va bene, possiamo finirla qui. Sono frasi che escono dal cuore, prova. Aspetta che finisce il commento. Okay. E dopo dobbiamo leggere anche il commento che ho lasciato io, no? Sì, se vogliamo leggere, ma pure un po'. Sì. Aspetta, Alessandro. Aspetta. Diciamo il commento che hai lasciato. Scritto, si vede che lo hai scritto con il cuore, infatti tu l'hai scritto con il cuore, sono parole che hai cacciato dal più profondo dei sentimenti. Si vede che sei innamorato. Ammettilo. Certo. E poi è vero che ci è voluto 3 ore, giusto? 3 ore e 22 secondi. Lo metterò nel mio primo intervento. Okay. E va bene così, dai. Ci possiamo lasciare. Auguroni naturalmente, Matteo, come si chiama la tua fidanzata? Non si può svelare. Non si può svelare, però auguroni. A te e a lei. Arrivederci. Abbiamo messo a mannaggia. Anzi, vedimelo prima.